Confindustria è da sempre vicino alle imprese e al territorio, con il progetto insieme quali sono gli obiettivi da poter raggiungere in termini economico ed occupazionali e soprattutto quali potrebbero essere le ricadute sul territorio? In termini economici e occupazionali che la presenza di Confindustria è certamente da fiducia un territorio, un territorio quello della provincia di Benevento che spesso è stato trascurato, io parlo ovviamente delle aree interne. Abbiamo iniziato l'anno scorso a San Marco dei Cavoti, poi ci siamo trasferiti in Valle Caudina, poi in Valle Telesina. A San Salvador Telesina e oggi qui nell'Alto Tambaro. E siamo venuti proprio qui in occasione di questa fiera di Morcone dove l'amministrazione comunale ci ha voluto presenti e per parlare un po' di quello che Comindustria offre in termini di servizi, di collaborazione, ma soprattutto in termini di collaborazione tra le imprese locali e l'amministrazione. Qui siamo in presenza ovviamente di un'amministrazione che è cambiata, giovane. Con voglia di fare e noi, ovviamente, abbiamo risposto subito di sì, veniamo. Ovviamente, oggi faremo in modo che le nostre aziende principali sul territorio, attraverso la loro testimonianza, possano rendicontare la loro attività negli anni e i successi che sono stati capaci di fare in un territorio come quello di Morcone, che a volte è avulso dal sistema, voglio dire, proprio industriale e manufatturiere, nel vero senso della parola. Ovviamente, lo facciamo adesso in un momento di forte crisi economica, questa crisi che però. Sta uscendo un poco con numeri più o meno che possono immettere fiducia nel, nella nazione e il territorio, però nello stesso tempo ci troviamo in un contesto di un governo che sta nascendo e che ci deve dare delle guide e delle direttive. In assenza di una politica forte nel nostro territorio, in particolare nella provincia di Benevento, come industria vuole avvocare a sé un ruolo di primo attore, cioè nel senso di voler fare in modo che le nostre aziende possano parlare con noi, denunciare a noi le loro difficoltà difficoltà rispetto a una difficoltà grossa di accesso al credito, di una difficoltà di percorrere delle strade idonee al trasporto merci, quindi mi riferisco alle infrastrutture. Sappiamo tutti quanti investimenti sono stati presentati, approvati e messi anche in, in posizione di essere aperti i cantieri ma ancora non vediamo nulla se non quel poco che è partito con la Napoli-Bari. La presenza dell'onorevole Costantino Boffa oggi vuole darci anche diciamo, un segnale in tal senso, voglio sapere da lui a che punto di fase di avanzamento stiamo. E però, vi posso dire questo: che come industria, in questo percorso ideale di eh, uscire fuori dai palazzi e venire nei territori, cerca di essere vicino a, alle imprese che hanno difficoltà, l'ho detto prima, anche di quello dell'accesso al credito. Come avete potuto vedere ogni evento nostro è accompagnato da una banca, BCC, Banco Napoli, Biper, oggi Banca Popolare Pugliese. Più volte ho detto che il sistema bancario italiano ha purtroppo spogliato delle, nella nostra regione di importanti istituti bancari tipo Banco Napoli che poi dopo è andato in Banca Intesa, Banca Popolare dell'Irpinia che era diventata Banca della Campania Biper, Banca Sannitica diventata Banca Popolare Nomare, adesso Banco PPM ovvero tutti gli istituti a livello nazionale che hanno allontanato i poteri decisionali dalle nostre zone eh, verso il nord. Adesso oggi ci siamo fatti accompagnare dalla Banca Popolare Pugliese, una banca che in Puglia è molto presente, lo vuole fare anche qui e quindi noi stiamo appunto dimostrando che anche se con colloqui difficili, di due linguaggi diversi tra imprenditori e sistema bancario, certamente noi facciamo in modo che questo difficile colloquio, difficile diciamo verbo, si possa allineare su delle direttive che possono portare a una facilitazione del credito. Come industria a livello nazionale l'ha anche proposto nella prossima, nel prossimo DF, il documento economico di finanza, ehm, vuole aumentare anche diciamo, la possibilità di una dotazione del fondo di garanzia da 2 milioni e mezzo a 3 milioni. Abbiamo insistito anche col premio di produttività di alzarlo da 3.000 a 4.000. Vogliamo un po' denunciare anche i ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti. Insomma, oggi faremo un po' il punto della situazione dell'economia sannita ma soprattutto dell'economia nazionale. Sapete bene che è l'Italia che traina le regioni, le province e noi come Ari Interne vogliamo denunciare le cose che non vanno, oggi lo faremo a gran voce. Fico Mirror si insiste su questo territorio da circa 40 anni, ha avuto varie vicissitudini. Diciamo nel 1978 un imprenditore del nord, la famiglia Vitaloni, ebbe l'opportunità di far partire questo insediamento produttivo con vari passaggi passando da Fiat a Magneti Marelli, è stata acquisita nel, nel 2000 da un gruppo spagnolo Ficosa che continua a costruire specchi retrovisori in questo impianto, in questo stabilimento. I numeri di Ficomir sono circa 250 dipendenti, 70 milioni di fatturato anno, alimentiamo ed equipaggiamo con i nostri prodotti praticamente il 100% dei veicoli prodotti da FCA nel mondo, quindi tra specchi interni e specchi esterni. Ogni, ogni vettura da Maserati, Ferrari, Fiat, eh, Alfa Romeo, Iveco e Ducato, nel mondo tutti gli specchi retrovisori che vedete montati su questi oggetti, su questi veicoli, sono prodotti qui a Morcone. Quindi pensate un po' l'importanza che ha questo impianto sia per il territorio ma anche all'interno del gruppo Ficosa. Per la provincia di Benevento noi abbiamo eh, affrontato negli anni una strategia per il potenziamento delle infrastrutture, perché le cose che si stanno dicendo in questo convegno, cioè il potenziamento del sistema economico e rendere competitivo un sistema territoriale, lo si può fare solo se questo sistema territoriale è sostenuto da un'armatura infrastrutturale seria. Altrimenti eh, si va con le contingenze, quando la eh, crisi eh, impera a livello generale si sente di più qui, quando invece c'è una ripresa ovviamente si avverte un po' di ossigeno anche qui, ma non c'è nella base del sistema economico della provincia di Benevento un sostegno che è dato proprio dal sistema infrastrutturale. Allora per noi è molto importante realizzare due cose. Uno è eh, l'aggancio col sistema ferroviario nazionale. Il sistema dell'alta velocità deve arrivare anche a Benevento e con la Napoli-Bari ormai siamo a uno stadio molto avanzato, molto, qualche tempo fa nessuno credeva a questo progetto, oggi tutti eh, ripetono che bisogna eh, farla a Napoli-Bari, con questa ferrovia che altro non è che il raddoppio della linea ferroviaria già esistente eh, da Benevento eh, per Napoli e per Roma. Eh, sono aperti già i primi due lotti: Napoli Cancello e Cancello Frasso Telesino. È in atto la gara per aprire il terzo lotto, che è il lotto Frasso Telesino-Teleseterme. E quindi siamo arrivati in provincia di Benevento, perché poi basterà fare il lotto eh, Telese Terme eh, San Lorenzo Maggiore e poi San Lorenzo Maggiore Vitulano e siamo praticamente a Benevento, perché da Vitulano poi eh, si passa direttamente ad Apice, visto che il raddoppio da Vitulano a Benevento è stato già fatto. Che, qual è il vantaggio di questa infrastruttura ferroviaria? Quella di poter raggiungere Roma in un'ora e mezza da Benevento. Quella di avere un eh, treno ogni ora di alta velocità, come avviene da Napoli. E quindi eh, immaginate che cosa cambierà nella vita e nella struttura di questa città, può essere agganciata ai, ai grandi corridoi eh, e dei trasporti e anche di sviluppo. Però questo non vuol dire trascurare il trasporto ordinario e noi abbiamo un tema che riguarda il collegamento pendolari con Napoli, che attualmente è in una situazione drammatica. Io penso alla Valle Caudina, alla ferrovia Benevento-Cancello. Sia chiaro, questa ferrovia fino a che non eh, passa nella gestione e negli interventi alla ferrovia dello Stato nazionali, che vi ricordo che questa è una ferrovia da Benevento a Cancello, gestita ancora eh, da, dall'EAV, che è una struttura regionale, è un'azienda regionale, ed è ferrovia interconnessa, perché da Cancello a Napoli poi si passa sul rete RFI. La mia proposta è quella di eh, far subentrare rete ferroviaria italiana, di modo che questa ferrovia può diventare ferrovia nazionale. Solo così si possono fare investimenti significativi su quella linea, perché lì si richiedono interventi sulle frane, interventi sui passaggi a livelli, interventi sull'elettrificazione. Eh, la Regione e EAV non hanno tutti questi soldi per investire su eh, misure significative infrastrutturali e tecnologiche e solo con un passaggio nella rete nazionale sarà possibile fare un salto di qualità. Quindi se noi agganciamo l'area eh, del Sannio da una parte con la Napoli Bari, dall'altro con la Benevento Benevento Napoli via Valle Caudina. Eh, abbiamo risolto una parte dei problemi. In più stiamo riattivando la linea ferroviaria che è la vecchia Benevento Campobasso. Qua non c'è soltanto il treno turistico, questa si sta riaprendo una linea ferroviaria che era chiusa, era chiusa ed era diventata una sede di ricettacolo di eh, arbusti, eh, una discarica dove venivano buttati animali, insomma era una, una, una roba ingestibile. Adesso si è riaperta fino a Santa Croce del Sannio, da Benevento a Santa Croce, ci sono al momento i treni turistici che vanno a Pietrelcina, partono da Napoli e vanno a Pietrelcina e poi possono continuare per le aree interne, ma anche questa linea deve collegare il Molise di nuovo con Benevento e quindi col sistema di Benevento centrale nel sistema ferroviario. Ecco, se eh, insieme si dice oggi, se insieme si, fa, eh, si continua a fare una battaglia, come è stato fatto con le zone economiche speciali, con le ZES, dove abbiamo lavorato insieme a Confindustria e insieme al Comune di Benevento molto bene, dei risultati vengono per questo territorio e mettiamo in condizione un sistema territoriale di diventare meno fragile e più forte nella competizione. Noi abbiamo una domenica sì e l'altra no, che il treno parte o da Napoli o da Salerno, quindi abbiamo sostanzialmente due corsi al mese. Due corsi al mese sono 24 corsi all'anno. Con due corsi al mese noi abbiamo avuto già 3.000 persone che hanno preso questo treno hanno fatto il biglietto, mentre prima in un anno intero, in un anno intero con corse giornaliere c'erano meno di 2.000 persone che partivano da Benevento. Questo è il raffronto, quando si interviene con intelligenza come hanno fatto anche altri paesi sul recupero delle ferrovie dismesse, come ha fatto la Francia, come sta facendo la Toscana, come stanno facendo le regioni del nord, vediamo che eh, la gente risponde, risponde soprattutto un turista colto, un turista anche facoltoso, che può visitare in maniera lenta queste zone. Questa è la scommessa anche della ferrovia turistica. Grazie. Purtroppo è un settore in forte crisi e noi portiamo la voce dei costruttori che eh, spesso oh, ci dicono che eh, il sistema purtroppo non funziona, è un sistema che eh, fa acqua da tutte le parti, divisioni in politica, eh, di programmazione, leggi che eh, vengono oh, per ogni governo ampliate, quindi ci troviamo in una rete normativa che a volte non riusciamo ad uscircene, come il codice degli appalti che ha portato a una, una forte crisi. Nel settore dove oggi anche le pubbliche amministrazioni stanno dichiarando dissesto. E in Italia ce ne sono oltre eh, 100 e in predissesso altre 236. L'82% leggevo sul eh, maggior giorno d'Italia eh, che l'82% sono del sud, l'11% eh, al centro Italia il 7% eh, al nord. Quindi significa che la macchina comunale e la macchina istituzionale purtroppo dopo 70 anni di costituzione non eh, funziona. Come dovrebbe, quindi, noi chiediamo e portiamo la voce degli imprenditori affinché questo possa essere facilitato nel rapporto tra le imprese e gli enti e le istituzioni pubbliche. Gli obiettivi sono tanti, sono tantissimi. Sto portando avanti il progetto de, de, della scorsa edizione: per i prossimi cinque anni, di andare avanti, di crescere, portando la fiera ai massimi livelli della cosa campagna. Ehm, che dire? Stiamo progettando di fare più eventi annuali, non solo uno, uno come, che si fa a settembre, ma di vari settori, agricoltura, industriale, sport e quant'altro. No. Cerchiamo di eh, progettare nuove cose eh, con l'industria, con l'agricoltura, con, agricoltura, con eh, il turismo. Cerchiamo di crescere di giorno in giorno. Eh, Quest'anno festeggiamo il trentennale dell'azienda che è stata fondata nel 1988 da mio padre Demetre e attualmente la gestiamo insieme, siamo entrambi amministratori e direttori tecnici della società. Ci occupiamo di costruzioni e di impianti di energia rinnovabile, eh, abbiamo come clienti sia ovviamente il pubblico che il privato. Nell'ambito dell'impiantistica da fonte rinnovabile eh, ci siamo specializzati negli ultimi anni in impianti miniolici e soprattutto in impianti geotermici a bassa entalpia, insomma nuova frontiera delle rinnovabili. Nell'ultima settimana Morcone è attenzionata per la fiera campionaria giunta alla 45 edizione. In che modo si intende sostenere lo sviluppo in termini economici ed occupazionali non solo di Morcone ma del Sannio tutto? Beh, innanzitutto noi siamo stati vicini all'iniziativa di sabato mattina eh, con l'associazione dei coltivatori perché siamo particolarmente attenti al mondo agricolo e eh, a tutto quello che può essere l'esigenza che ci viene chiesta dagli agricoltori. Oggi siamo ancora qui e penso che più di due iniziative nel giro di 48 ore eh, dove la banca è partner di questo, penso sia la dimostrazione tangibile di quanto la banca sia interessata a dimostrare ancora di più che è una banca del territorio.